sono sicura che sarai bellissima quando sboccerai. Beh, certo non bella quanto te. Si fa per dire. Noxana ha gufo soltanto da 2 ore e io sto già rubando un cristallo come lei. Perché per Noxana è così facile e per me è così difficile invece? Ok, non sto realmente rubando un cristallo, lo sto solo prendendo in prestito, ecco. Attirerò Noxana fuori dal suo nascondiglio, prenderò gufo e rimetterò al suo posto il cristallo prima che se ne accorgano. Che cosa vuole fare? Non deve mettersi nei guai. Raggiungiamola. Livy! Via! Vattene, non seguirmi, Josie! Ci deve essere un altro modo per riprendere gufo! Non c'è un altro modo! Allora lascia che venga con te! No! Finiresti nei guai! Non mi importa! A me sì! Livy, fermati! Ti prego! Sono rimasti così pochi cristalli che la mia magia non funziona più! Ma la mia, sì! Mi dispiace molto, però ti prego, non dirlo! Tornerò presto! Certo che non lo dirò! Sei la mia migliore amica! Anche se mi hai intrappolata! Vediamo che succede. Noxana! Ho qui qualcosa che vuoi tu! Qualcosa che voglio io! Orso, noi dobbiamo dare una spiegazione perché la tua amica Livy ha rubato un cristallo. Diciamo che rubare è una parolina un po' forte. Dov'è Noxana? Dietro di te! Perché mi spaventi sempre? Perché tu lo detesti, tesoro. Avanti. Grazie. Volevo dire, avanti, dammi il cristallo. Te lo darò quando riavrò gufo. Perché? Non ti fidi di me? No. Sveglia. Forza. Davvero? Ha fatto cosa? Ha preso in prestito un cristallo per riprendere gufo dalle Bat Fairies. In prestito? Livy l'ha rubato. No, perché lo restituirà. Ecco perché la nostra magia si sta indebolendo. Hai fatto la cosa giusta dicendomelo. Grazie, Martin. Veramente lo dicevo ad Avelina. Tu sei nei guai. Questa è l'ortica di Nettuno? Sì, è una pianta velenosa. Già, basta una puntura per rendere inefficace la magia. Per sempre. Davvero? No, solo per 10 minuti. Ma devi fare attenzione. A lei piace mangiare le Forest Fairies. Molto divertente. Non ne avevo mai vista una in vita mia. Certo che no, non sei mai venuta dalle parti delle Bat Fairies. Non mi avete mai invitata. Perché pensi di essere migliore delle Bat Fairies? Di certo non sono una ladra che va in giro a rubare cristalli. Non li rubi? Io avevo una buona ragione per rubare il cristallo. Mi hai preso gufo. Beh, forse anch'io avevo una buona ragione. Dimmi, perché hai rubato i cristalli della fonte della magica energia? Serpe! Come sapeva dove sarebbe apparso il portale della Bat Fairy? Non lo sapeva, sapeva solo che a Noxana interessavano i cristalli. Noxana? Sì, quella Bat Fairy. Come conosci il suo nome? Ho tirato a indovinare? Sei in combutta anche tu con le Bat Fairies? No, solo Livy. Voglio dire, Livy è con le Bat Fairies. Cioè, Livy sta dalle Bat Fairies ora, ma non sta con le Bat Fairies. Oh, perché non me ne sto mai zitta? No! Attenzione! Sì, grazie! È tutta colpa tua! Mi hai distratta e così non ho tenuto d'occhio Serpe! Colpa mia! Il motivo per cui sono qui è perché tu hai preso il mio gufo! Bene, allora vuol dire che siamo pari! Già, hai ragione, siamo pari. Eh? Ma a differenza tua,
Forest Fairies non si separano mai dal loro compagno animale. E ora che ti salta in mente, non siamo qui per fare un picnic. Tu no. Ma lei sì. Ah! Oh! Ah! È solo un'ortica. Oh! Era piuttosto affamata. Mi spieghi come sei riuscita a farlo? Sono una Forest Fairy, conosco le piante. Ho catturato il tuo gufo e tu mi hai aiutata lo stesso. Perché? Perché so quanto sia difficile stare lontani dal proprio compagno animale. Hai ragione. Gufo! Ti ringrazio. E non ringraziarmi! Avanti. Perché hai rubato i nostri cristalli? Perché le Bat Fairies... Non importa. Ecco quei cristalli. E portateli via. Io non capisco. Non ce n'è bisogno. Solo dimenticati di me. Dimentica le Bat Fairies. Aspetta, va! Livy, in quanto capo delle Night Fairies, esigo una spiegazione riguardo i... cristalli scomparsi. Visto? Te l'avevo detto che li avrebbe riportati. Supreme.